Bentornati alla prima best of five di questi playoff del PG Nationals Atleta contro Machko 1-1 dopo il pareggio dei Machko nel game 2. Sono Monboy, questo è Karen. Entriamo in scena con il game 3. Adesso cosa ci aspettiamo da questa serie? Perché l'ultimo game direi che l'ha fatta abbastanza saltare in aria. Sì, direi di sì, perché se la prima partita è stata spettacolare da vedere, combattuta, il secondo game è stato un massacro. Il secondo game è stato proprio quanto di più personale io abbia mai visto da parte di questi Machko, sia dal punto di vista individuale, perché non puoi dirmi che quello che è intercorso tra Sof e Mighty Dragon nel game 2 fosse diverso dall'essere personale al 100%, no. Ma abbiamo si devono essere incontrati proprio in solo queue stamattina. Sì. Cioè, sono abbastanza sicuro che per una cosa del genere o stai affrontando in competitivo qualcuno che in solo queue ti ha messo in intlist o sei veramente molto arrabbiato di come è andato il primo game. E qui i Machko ci hanno dato quell'impressione. Machko con una draft che tra tante virgolette risultava più standard dello standard dei Machko, perché è arrivato quell'enchanter in corsia centrale, quello Zilean, uno Zilean che è un campione che dalla comunità internazionale viene sempre più lodato perché è una lane praticamente gratuita, e lane gratuita non significa lane forte, lane gratuita significa che indipendentemente da come va la tua fase di corsia tu farai il tuo, yeah. Il tuo ingresso in partita è gratuito, non devi timbrare il cartellino della lane vinta per avere le risorse giuste. Anche perché Sonix ha avuto un'ottima performance nelle prime fasi di gioco con quel Victor, è anche riuscito bene male un po' a spingere Nasus nel momento in cui Nasus iniziava a farsi opprimente sulla sideline, ma abbiamo molto rapidamente visto come quando si passa al team fight vero e proprio la combo di Nasus più Zilean, che hai retto così bene individualmente, nel momento in cui li sommi non è un 1 più 1 che fa 2, no. È un 1 più 1 che fa più o meno 50. Sì, senza ombra di dubbio, mi vengono in mente quelle scene da cartone animato un po' alla Tom e Jerry, quando vedevi Tom affamato che iniziava a vedere Jerry prendere le sembianze di un panino. Ecco, lì vedevi Nasus entrare in teamfight e non vedeva i modelli dei campioni avversari, vedeva dei più 12 che si muovevano sulla mappa, e l'abbiamo visto in quel fight alle porte della base degli avversari, dove sono riusciti per fortuna a tenere la base in piedi, ma intanto per 2 minuti e mezzo. E poi Nasus è uscito da quel fight con qualcosa tipo 50-70 stack in più, ha farmato un paio di minion, ma ha farmato la base avversaria, i campioni avversari, ha preso 3 kill per sé, quindi 3 last hit, 3 bonk fatali. E è già un più un 36. Anche solo quello è già un più un 36. Sì, un veramente bel modo di riprendersi questa serie, riportarla su un 50-50, un 1-1 per le due squadre, palla al centro, e vediamo quindi da dove ripartire adesso, perché dobbiamo considerare qualche cosa. I Machko hanno utilizzato la loro sconfitta con la side selection per passare dal blue side, questo potrebbe quindi volerci far dire che gli Atleta vorranno tornare sull'altra mappa dal quale hanno vinto. Lo vediamo dietro di noi, gli Atleta saranno blue side. Il nostro backdrop è draft responsive, quindi abbiamo gli Atleta confermati blue side. Noi abbiamo realizzato questa cosa, grazie mille Reggie, è molto comodo effettivamente. Abbiamo il cheat sheet direttamente pronto al desk. Però sì, questo vuol dire che effettivamente vedremo gli Atleta quindi passare confermatamente dal blue side, ritornare dalla prima mappa dal quale hanno vinto, con una draft che mi viene da dire tra il primo e il secondo game abbiamo visto delle variazioni per loro, ma principalmente delle variazioni per i Machko, ed è questo molto più difficile da limitare e da riaggiustare. Sì, più che altro la lettura sulla corsia inferiore, perché se nel primo game, allora, c'è stato un filo conduttore tra il primo e il secondo game, nonostante il primo game sia stato combattuto e il secondo uno stomp. Il filo conduttore è che gli Atleta, indipendentemente dall'aver preso o perso risorse nelle fasi iniziali, cercavano di combattere a muso duro. Questo nel primo game si è tradotto negli Atleta che riescono ad identificare le condizioni di vittoria nei teamfight attraverso Aphelios e quindi vanno a investire le loro risorse su quello. Nel secondo game, nonostante Lee Sin fosse 6-0 ad un certo punto della partita, nonostante la bottom lane avesse risorse e Nasus stesse free farmando, comunque i Machko hanno rischiato di perdere diversi scenari, uno l'hanno addirittura perso. È vero. E questo significa che comunque gli Atleta, il loro piano di gioco e il loro piano di draft, l'hanno comunque dichiarato. Noi vogliamo avere quelle composizioni molto forti in teamfight, che giocano attraverso risorse specifiche. Per adesso Jinx e Aphelios. Non vi raccontiamo niente di nuovo, Jinx vuole i reset, Aphelios vuole le armi giuste quando si combatte. Quello che mi aspetto quindi da parte degli Atleta è un voler continuare in questa direzione, mentre i Machko si sono già saputi adattare una volta, ma con il cambio side a favore degli Atleta non è detto che possano adattarsi allo stesso modo. Questo è un game che richiederà inventiva da parte dei Machko, nonostante siano i Machko ad esserne appena usciti vittoriosi dalla partita. Già,
e vedremo, perché i Magic sono anche la squadra che chiaramente ci ha dato l'idea, arrivando verso questa prima serie, con tutto quello che abbiamo visto da parte loro in regular season, con quella che è la legacy di una squadra del genere, di giocatori, di coaching staff del genere, di essere una squadra che probabilmente ha anche più carte da giocare degli Atleta, ha una mano più ampia dalle quali scegliere sicuramente. Sì. Poi alla fine devi ognuno giocare la tua carta, non puoi giocare più draft del tuo avversario dentro di una singola partita, però hai sicuramente una pool più ampia da cui andare a pescare, e questo in ottica appunto di adattamento, di passaggio in una serie sicuramente vedrà le squadre sfidate un po' all'estremo, soprattutto se questa serie dovesse arrivare magari addirittura a un quinto game, a una massima estensione, a quel punto si inizierà veramente a sentire il peso. Mi piacerebbe anche. Beh, guarda, potremmo vederlo. Il primo passo per scoprirlo è avventurarci in questa draft del game 3. Di nuovo, Atleta non sembrano voler cambiare tanto, il side è quello, ma quei ban prestampati un po' rimangono. Di nuovo si torna su quel Akshan, adesso non hanno l'obbligo di bannare Zeri, se non altro, che è stata una mancanza, possiamo dire, a posteriori anche relativamente pesante. Ecco, concordo sul relativamente, perché effettivamente mettici un qualsiasi altro tiratore e forse l'altro tiratore non lo metti da solo topside e si prende una torre perché ha chiuso una virtù della triade al 12° minuto. Sicuramente. Quello è vero. Però è anche vero che comunque la pressione di mappa ha dato a Nasus un vantaggio tale da non vedere la partita di prima come recuperabile. Infatti gli Atleta vanno ad insistere ancora molto sulla corsia superiore. Kerberos ha già dimostrato in diversi scenari di poter essere uno degli abilitatori di questa composizione, ma vuole essere uno dei carry. Il leitmotiv dei Machko è comunque voler utilizzare la rotazione dei carry, una rotazione quasi pallavolistica, dove ogni volta cerchi uno tra le due o tre corsie che vada a prendersi la responsabilità principale e uno che se ne vada a prendere una secondaria. Io adoro i Machko, definirli come un team che non sta giocando a League of Legends ma sta giocando a Genshin Impact, perché quello che tu vuoi fare con la draft, con i giocatori che hai nei Machko, è definire il tuo DPS principale, il tuo DPS secondario, il support e l'healer. E quindi, e poi il jungler, ma quello purtroppo non c'è per adesso su Genshin Impact. E quindi devi rimuovere Seraphine, perché nonostante Seraphine sia stato un problema nella draft di prima, lasciando scoperta quella Zeri, è comunque una Seraphine che svolge due dei ruoli richiesti dalla tendenza di draft dei Machko contemporaneamente. Tu prendi un singolo campione che copre due delle tue necessità principali. Già, e adesso sta un po' anche Machko a decidere, perché adesso sono loro con il dubbio, la banniamo questa Zeri e alla fine scelgono di no, sia per poter andare eventualmente su un trade Zeri Jinx di nuovo in qualunque direzione possa questo, voglia questo svolgersi, sia perché in fondo credo che i Machko su quella corsia inferiore soprattutto ci hanno mostrato di avere una quantità di assi nella manica veramente impensabile, ma a quanto pare gli Atleta pensano che sia un'esca, lanciano una provocazione, quella non è Zeri, quella è una Jinx che torna nelle mani di Enzo, e potremmo rivedere lo stesso identico matchup tra tiratori del game precedente. Di nuovo, è vero che Zeri è stato forse un po' il minore dei problemi del game 2, ma è stato un problema. Quindi, e questo comunque va tenuto in conto. Zeri accessibile da red side, questo, sarò sincero, è una cosa che mi lascia un pochettino sconvolto. Il campione sta giocando in 12.4 e anche in 12.5 non ci sono nerf previsti, sono nerf che arriveranno nella 12.5b, che è una patch che vedremo forse nei playoff di Lissi, non è arrivata conferma neanche di quello, che arrivi la B e non la A. Forse è MSI, forse addirittura. Questo ci porta ad avere di nuovo soft su Lee Sin, però c'è ancora la possibilità di mettere Pop in prima rotazione, stavolta nella speranza che rimanga nelle mani di Mighty Dragon. Non male anche voler giocare contro Zeri se sei Poppy, perché è vero, però, che ti può kaitare con la velocità di movimento, ma vai a prevenire lo scatto che Zeri vuole resettare continuando a spammare i suoi basic, e infatti Poppy arriva istantaneamente. Non stiamo vedendo così tanta varianza alla fine da questa serie quanto forse ci saremmo potuti aspettare da un game all'altro, e è forse una conseguenza di quello che avevamo pronosticato, con degli Atleta che hanno, che sono sembrati molto legati ai loro grandi comfort, con certo possibilità di sperimentare, ma quando il gioco si fa duro, quando si arriva a partite così importanti, quei pick sembrano ancora più enticing, ancora più attraenti, ed effettivamente è una riconferma per adesso, è una tripletta iniziale che abbiamo visto dagli Atleta nel game 2, come adesso nel game 3, e potrebbe ripetersi lo stesso per i match. Ora certo, questo vuol dire avere una seconda fase di ban dove puntare all'adattamento, ma banni Nasus in seconda rotazione, quello è quella è una missione di sconfitta. È un po' sì.
Quella è una missione sconfitta perché dici no, i miei avversari... Non avrei il tempo di mandare Nasus in seconda fase. Ok, never mind. Ok. Ok. Non flexare Poppy magari in seconda fase. Potrebbe già essere uno sviluppo collaterale. Che cosa può dare però veramente fastidio a quel Nasus sulla corsia superiore a questo punto? Perché Nasus nella partita precedente Poppy stava dando fastidio alla fase di corsia. È vero. Si giocava di priorità, si giocava di pressione costantemente sotto torre punendo il farming. Nasus è andato immediatamente per le resistenze e quella finestra si è chiusa. Quello che vorrei vedere in questo caso per cercare un po' di fronteggiare quel Nasus sia un top laner che può sicuramente cercare di prendere priorità, ma soprattutto una giungla che non accusa così tanto, così in fretta dal lato opposto di mappa. Okay. La risposta deve arrivare mettendo nei guai Nasus, forzando dive su quella corsia superiore, cosa che dopo che Mighty Dragon è morto su quella corsia inferiore con Xin Zhao non è più stato possibile per il resto del game. Quindi questo è stato un po' il prezzo da pagare. Vediamo. Adesso questo adattamento di Magico lo trovo veramente ottimo, perché il ban di Nasus non fosse arrivato qua il pick, lo vedevo veramente quasi garantito. Sono gli stessi pick di prima, quindi è un adattamento al non doversi adattare, che è un livello successivo nella fase di analisi, perché viene addirittura rimosso come ban di rispetto quel Victor che era l'unico fattore che aveva dato problemi a Nasus. E ora gli atleta devono un attimo rimboccarsi le maniche, perché o Gabbo va a giocare qualcosa di veramente prepotente di corsia, come può essere magari il Renekton, puntando alla pulizia rapida delle prime ondate per minacciare dei dive e interrompere sotto torre la fase di farming di Nasus pre-livello 6. Però mi piace il ban di Zilean. Sì. Problema, c'è Renata Glask, svolge un ruolo non identico ma abbastanza simile come Enchanter. Velocità di movimento verso gli avversari, possibilità di raggiungere uno status di immortalità e soprattutto la Suprema, che è una Suprema particolarmente forte contro l'ingaggio frontale, a.k.a. Poppy Thresh. Già, è molto forte, soprattutto quando dall'altro lato è qualcosa come una Jinx, che può farti veramente un gran favore se viene colpita da quei fumogeni adiranti. Vediamo un po' cosa i Magico hanno in mente, perché la posizione supporto ancora scarica per quello che abbiamo visto nel game precedente, e vi arriva infatti la riconferma di Nautilus. Dovrà cambiare quello Zilean sulla corsia centrale, ma finché ha qualcosa con cui può permettersi di non perdere troppa priorità e limitare Xonix a eventuali roam verso la top lane, direi che si trova perfettamente a suo agio. Oddio, la priorità l'aveva anche persa prima, però purtroppo la persa mentre anche Gabbo stava prendendo priorità, e quindi abbiamo avuto due solo lane prioritarie e la possibilità di rotazione si è estinta in quello. Quindi magari più che un cambiamento nella intenzione di champion pool, quello è un Trundle in giungla, quindi, o in top, perché effettivamente Trundle l'1v1 lo ha sempre avuto particolarmente forte dalla sua, per quanto Poppy sia un pick di Gabbo e quindi si voglia giocare il comfort, potrebbe essere una variabile. Potrebbe essere, dovremmo aspettare la sentenza finale con Syntra che viene locata infine per Xonix per una midlane che alla fine bisogna pur sempre ricordare e rispettare, la deve blind pickare, quindi non può permettersi pick troppo pazzi, troppo unici. Syntra è molto safe, non dovrebbe far troppa fatica a prendere priorità, e se vuole muoversi a roaming verso una top lane ha anche una buona potenzialità di setupare il dive, soprattutto se in combinazione con pilastro glaciale, con la carica di Poppy. Alla fine arriverà Karma per completare il tutto, quindi non è uno Zilean, è un altro Enchanter comunque su quella corsia centrale. Questo però dove mette Nasus? Top lane. Top lane. E alla fine viene confermato anche Trundle sulla corsia superiore, quindi la lettura da parte degli atleta è voler creare quella fortissima capacità di 1v1, ma soprattutto negare quella finestra di intangibilità di Nasus. Nasus va lì, prende piastra d'acciaio, prende fulcro dei geli, Trundle dice grazie, sono mie queste resistenze. È vero, su questo c'è sicuramente un po' più di leverage una volta che si arriva anche in quelle prime schermaglie da mid game. Mi viene da dire che comunque generalmente non molto è cambiato, soprattutto per i Magico, ma questo game ci svelerà anche quindi quanto del successo di Magico si sia appoggiato su quelle prime schermaglie andate in loro favore, quanto quel 2-0 sulla bot lane con la doppia kill di Lee Sin, che poi in invasione trova una tripla e in un'altra invasione trova la quarta su sempre Xin Zhao per un motivo o per l'altro, va a cambiare. Innanzitutto stavolta non c'è più Xin Zhao, è tornata quella Poppy, quindi già anche mi viene da dire manifestarsi su quella bot lane per cercare un 3v3 è già perdente. Sì, perché non solo ha il counter diretto, ma Poppy già di base mette dei danni importanti ad area. Molto vero. Lavora molto meglio di Xin Zhao in quel 3v3, dove il vento che diventa tempesta è qualcosa che Xin Zhao può cercare di utilizzare, ma deve stare molto attento a come utilizza quel cooldown, perché specialmente nei primi rank dell'abilità, con cooldown non iper permissivi in fase di inseguimento, è un'abilità chiave per i rallentamenti, è un'abilità chiave per i marchi e per i reingaggi, è un'abilità attorno alla quale il decision making fa tutto quando scambi a livello 3. E purtroppo, quando hai poi quella rottura sulla doppia uccisione di Lee Sin, non puoi più fare nulla per recuperare a livello di partita. Yeah. Poppy
è molto più neutralmente valida, ha degli oggetti che costano meno di quelli di Lee Sin. Però. E quindi anche se dovesse effettivamente cercare di farmare un po' più lentamente per farsi vedere più sulle corsie, comunque arriverà online sui pick giusti. Abbiamo anche la possibilità di giocare una Poppy più aggressiva sulle corsie rispetto a Xin Zhao, perché di conseguenza non teme il 2v2, perché va a counterare l'ingresso nel 2v2 di Lee Sin. E l'ingresso nel 2v2 è buona parte del danno di Lee Sin in early game. Yeah. Il colpo risonante è importantissimo se vuoi cercare il trade-off più efficace. Yeah. Tra l'altro mi è arrivata anche informazione dalla regia che avremo anche modo di avere una breve chiacchiera con il coach di Magico in entrata in questa partita. Quindi sarà anche molto interessante sentire direttamente la sua prospettiva su quanto avvenuto di adattamento tra un game e l'altro. Secondi alla generazione dei minion. Siamo in partita. Nel frattempo siamo in partita. Ok, nel frattempo si prosegue con gli atleta che prendono visione in trifronda come quintetto. Per loro prendere vantaggio in early game sarebbe grosso, ma i Machko già rispondono, ma col tiratore in corsia inferiore. Posizione che va solo a scambiare visione. E neanche in realtà a scambiare. Sì, c'è del movimento, ma rispetto al game precedente dove siamo entrati direttamente con, sul flash di due giocatori, si cambia un po' il ritmo. Ma adesso abbiamo effettivamente quell'intervista pronta, quindi a te Juniper. E siamo in compagnia di Coach Cristo. Ciao Cristo, benvenuto in questa velocissima intervista. Una domanda per te. Voglio parlare un po' di come stanno andando le draft durante questi game. Vi hanno lasciato più volte Zeri e Karma libere. Quali aspettative avevi sulle draft di questa serie e come si stanno effettivamente concretizzando? Ci sono entrambe le squadre che sembrano dei meta ben definiti, quindi stiamo semplicemente vedendo anche un po' quali sono le loro risposte più meta aderenti. Non ci aspettavamo Enz e sua figlia, quindi comunque andare così a colpire gli AD carry non è così vuoto quando in realtà possiamo trattarli, e sembriamo comunque più comfortable noi con la Zeri di loro, quindi per ora stiamo prendendo abbastanza info e comunque la serie penso sarà ancora lunga, ma sembra abbastanza combattuta, quindi stanno andando direi più o meno come ce l'aspettavamo. Grazie mille, io vi faccio assolutamente un in bocca al lupo, anche se attualmente sta andando molto bene, ma ovviamente in bocca al lupo per questa serie. Grazie mille per essere stato in intervista con noi. Grazie, ciao. Informazioni molto peculiari, è vero, si stanno evolvendo i meta un po' individuali di queste squadre, come sottolineato dal coach, e come pronosticato, potremo vedere delle partite anche abbastanza simili tra loro. Vorrei però parlare di una cosa, perché in effetti in questa partita abbiamo una peculiarità, che è la Zeri Red Side. Uh-huh. Zeri Red Side non è solo il potere del campione, che è assurdo vedere da quel lato della mappa, ma è anche l'idea di dire agli avversari: se c'è Zeri non voglio giocarla io. E quindi anche la tranquillità nell'assenza di ban su Zeri. Qualora i Machko dovessero nuovamente trovarsi da quel lato, ma occhio di nuovo alla dual lane. Gran bello inserimento qua di Sof, evita completamente la visione avversaria. Click sta cercando l'ancora, arriverà prima mill'immobilizzamento, ma ancora la potenziale di lanciare i controlli. Doppio flash lanciato alla botlane avversaria, bellissima l'ancora che trova Enz ed è un primo sangue per Click. Non la migliore delle collocazioni, ma stavolta è totalmente gratuito. Su una cosa avevi ragione, non ci sarebbe stato il 3v3. Il problema è che questo non impedisce ai Machko di vincere la corsia inferiore, dando risorse anche a Lee Sin collateralmente. Però sembra che qua almeno ci sia il piano di rispondere sulla top lane, perché non soltanto Mighty Dragon, ma anche Xonix nelle vicinanze. Arriva però il TP, pronto ad assistere da un buon Enchanter il sottoplaner. Kerberos nel frattempo si prende sacco, ma d'occhio! E il bersaglio! Arriva la kill per Gabo, adesso Kerberos cerca un po' il trade back, ma Mighty Dragon si salva in fin di vita. I minion colpiscono, ma non basterà. Gabo segue morso dopo morso, doppia uccisione per il top laner degli atleta, gran bella risposta. Il teletrasmorto da parte di non era proprio quello che volevano portare a casa i Machko qui, e questa è stata una grandiosa risposta. Come ti dicevo prima, il piano contro Nasus non deve essere quello di lasciarlo farmare tranquillamente, quello deve essere un Nasus che va divato, stacca le ondate e diva Nasus. Molto ben giocata da parte di Gabbo, il tower juggle che hanno fatto con le aggressioni che ormai stavano facendo anche staccare i danni di quella torre, quindi diventavano pericolose da gestire. Rivediamo l'azione, semplicemente ha richiamato il teletrasporto, speravano i Machko che fosse un deterrente sufficiente, non lo è stato. Assolutamente, anzi è stato quasi più un invito, quel bersaglio così più vulnerabile, così più facile da aggredire,
Ha veramente steso il tappeto rosso per gli atleta e due kill così in fretta per questo Trundle sono risorse molto preziose. C'è già un piccone adesso nell'inventario di Nasus mentre torna in corsia, mentre Kerberos ha soltanto qualche piccola statistica difensiva in più, ma se vuoi mettere sotto pressione questo Nasus, questo è sicuramente il modo giusto di farlo. L'atleta hanno letto molto bene come adattarsi da un game all'altro. Non solo, vantaggio in teletrasporto da parte di Gabbo, gli permette di gestire meglio le ondate, gli permette di gestire meglio l'avanzare dell'esperienza attorno a quelle ondate. Ed è un breaking point importante nel matchup Trundle-Nasus, perché per Trundle il vantaggio nell'1v1 deriva dal sottometti, dalla sua utilissima suprema. Oh, e forse si sentirà quel vantaggio. Gabbo sta fightando dentro forse l'ondata. Non serve neanche. Ma Kerberos non avrà molta assistenza da quei minion, anche perché, ehi, ricordi, pensavi fossi un minion lo scorso game? Beh, è cambiata l'aria. Gabbo si porta a casa una terza kill con questo Trundle. 3-0, 3-0 il Trundle top, e è arrivato il momento di trollare. E si spera nel senso buono del termine per gli atleti. Con Gabbo che adesso può fare davvero quello che vuole, resetterà verso cosa adesso? Perché quel piccone può diventare davvero tante cose. Può essere anche una Tiamat per gestire meglio le ondate, cercare di premere in profondità e negare quanto più possibile. Per quanto in realtà, dato il pattern di corsia di Gabbo, non penso si tratti di quell'oggetto. Perché? Perché Gabbo sta congelando e lo sta facendo molto bene. Tiamat ti renderebbe molto più difficile il pattern di congelamento, obbligherebbe quindi le ondate a pushare, portando Kerberos a potersi semplicemente paralizzare sotto torre. Ma occhio alla bozzai. Scambi di uncini, di nuovo controlli e danni da un lato all'altro. Spara finché può, ma a un certo punto il range finisce. Dall'altro lato Hans risponde, ma comunque gli atleta sembrano un po' accusare in questa corsia inferiore. Vogliono soltanto aspettare che arrivi l'ondata da loro, che si possano rifocillare un po' sotto la torre. Sof presente su quella corsia superiore, probabilmente non spottato dal lume, ma adesso sicuramente spottato dall'ondata. Arriva semplicemente a favorire il push fino in fondo per impedire un freeze, spezzare un po' questa situazione scomoda in cui Kerberos si trovava. Ma occhio, perché Mighty Dragon si sta avvicinando a questa corsia inferiore. Visione. Attiva il predatore, l'uncino trova Nautilus, ma che spinta di Click, ma che lanterna di Cospect! E questa è una kill che verrà comodamente consegnata in bocca a Jinx! Ottima raccolta! Ed è tutta un'altra storia da parte degli atleta a questo giro. Mighty Dragon, Poppy nelle sue mani, splende particolarmente bene e ci sta dando anche una lettura della giungla buona, una Poppy che deve temere molto di meno la giungla nemica. Da parte di Trundle una tassa pagata wow. All'istante. Una tassa su cosa oltretutto? Sul rallentamento dell'avvizzimento. Questo è semplicemente per me. Questa fascia d'argento vivo vuol dire non ti azzardare a pensare che potrai vincere un trade finché non hai almeno 500 stack. Questo è bizzarro, devo ammettere, anche perché si tratta di resistenza magica, quindi di certo non la migliore delle statistiche da andare a presentare contro Nasus, ma avere già una fascia d'argento vivo significa poter inseguire Nasus dove vuoi. Già. Non c'è più quella possibilità di utile peelback grazie a quel più che longevo rallentamento. E è vero che Kerberos ha una spettralità dalla sua, quindi possono almeno cercare di giocare attorno ai cooldown delle varie summoner. Spettralità utile contro Trundle perché quel pilastro hai bisogno di mitigarne il rallentamento, hai bisogno di circumnavigarlo meglio. Rimane un Trundle, rimane un campione che comunque, allora, è vero che adesso non puoi più kitarlo e tutto il resto, ma è anche vero che comunque è una tassa che vai a pagare che funge un po' da anti-snowball per la topside. Quindi vediamo che cosa ne farà Gabbo di quella fascia d'argento vivo. Vediamo che cosa ne farà. Per adesso il modo in cui stai continuando a trattenere queste ondate sta tenendo Kerberos a dieta serrata. 22 CS di differenza tra i due top laner e minion che continuamente pushano verso la torre di Gabbo con priorità sulla mid lane, priorità dalla giungla. Kerberos non può veramente rischiare di farsi avanti. Ed ecco che arriva subito. Fascia d'argento vivo, rallentamento negato e si parte l'inseguimento. Kerberos ha già finito il man. La furia della sabbia gli fornirà un po' di HP in più e la spettralità, la velocità per allontanarsi, ma quello era un trade già con condanna a morte annessa se non si fosse dato la pazza fuga. Ed è esattamente quello che Gabbo voleva fare con quell'oggetto. Avevi bisogno di negare il rallentamento perché avevi bisogno di giocare contro la spettralità avversaria. Spettralità che comunque non sarà disponibile al rinnovo della fascia d'argento vivo perché i cooldown dei due oggetti, cioè dell'oggetto e della summoner, sono ovviamente molto diversi. E quindi al prossimo sottometti Gabbo agli estremi per l'all-in. Kerberos purtroppo, pur di farmare, si sta trovando costretto a lastittare con i danni ad area dalla distanza e questo porta le ondate a pushare inevitabilmente. È servito Sof anche solo per permettere il push dell'ondata, non è neanche servito per cercare di aggredire Gabbo.
No, infatti, Sof deve andare su quella top lane proprio per sbloccare questi congelamenti e potrebbe essere costretto a impegnarsi in quel modo molto spesso, mentre addirittura cercano gli atleti di scacciarlo da questa tana del drago, ma trascinando l'obiettivo fuori, Sof dovrebbe essere in grado di prendersi questo prima stack elementale per la sua squadra. Un drago Hextech raccolto dai match con un piccolo inizio, mentre Kerberos cerca di rifarsi un po' sui Krug. È già devo dire triste. Che qua è già tanto se arriveremo a 100 stack a 10 minuti. Allucinante. Un cambiamento che definire drastico è veramente dir poco rispetto al game 2. 10 minuti aveva qualcosa tipo 300 stacchi nella partita precedente, era qualcosa di immondo. Invece in questa è stato tenuto molto più a bada il flex di Trundle sulla corsia superiore, quel potentissimo macchinario da 1v1 sta permettendo intanto a Gabbo di giocare uno stile di gioco a lui molto più affine, questo stile di gioco iperpressorio con la dominazione diretta sul top laner nemico, l'aggressione strutturale forte anche di una discreta copertura da parte della sua giungla o di una buona lettura delle informazioni sulla giungla avversaria, perché ogni volta che abbiamo visto Gabbo andare aggressivo era per due motivi: o sapevi di avere Mighty Dragon vicino o sapevi di avere Sof lontano. Quella nel frattempo è un'alba di Silvermer nell'inventario di Gabbo. No, l'ha refundata, si è preso un fulgore. Ha detto non è forse ancora il caso di spendere immediatamente su una spike del genere. Sembra che il l'annientatore divino sia nelle sue mire. Annientatore divino abbastanza indispensabile per andare a lottare a lungo contro Nasus, e non dico a lungo all'interno del singolo trade, dico a lungo all'interno della partita. Yeah. Hai bisogno di quella penetrazione, di quel danno percentuale, lavori anche meglio sulle guarigioni, quindi a un certo punto limiti l'impatto del rubavita di Nasus. Cercheranno l'ingaggio bot intanto. Sembra proprio così, arriva la carica alle profondità, lo schianto elettrico di Raresh, subito arriva il DPS ancora per seguire su Cospect, ma Cliff viene bloccato sulle trappole. Raresh deve soltanto dare un'ultima dinamo a Cospect, ma Cospect sopravvive con briciole di HP. Machko trovano a vuoto questa aggressione, ma ecco che arrivano Sof e Ho-Oh dalla zona centrale della mappa. Prospect mangia un biscotto, no, beve una pozione, cerca un po' di salvarsi. Sof manca la sua onda sonica, ma poco serve, spero arriva il calcio infine, ma il play sotto la torre lancia anche Enz tra le braccia dei suoi compagni di squadra. Alla fine quelle due kill vengono conquistate, ma Dio se le hanno sudate. Un'azione abbastanza sporca, tra l'altro, che arriva con Trundle in corsia superiore che andrà a prendere il primo mattone tramite messaggero della Landa e quindi comunque scambiando le risorse con una divisione totalmente diversa. Buono il trovare due uccisioni adesso, perché arriva con Zeri che riesce a prendere ancora assist. Punto grave l'aver dato una di quelle uccisioni di nuovo a Click, il fatto che Click stia raccogliendo tutte quelle kill da supporto non è di certo il massimo. Oh, Gabbo però qua potrebbe essere preso di mira, l'accio spirituale che lo immobilizza, ma di nuovo immediatamente purificato grazie a quella fascia d'argento vivo e il Trundle corre via senza troppi problemi. Raresh nel frattempo si è portato a casa la torre a sua volta per la squadra. Maxonix qua cerca Kerberos, fa fuori delle sabbie, salva il mastino dei Machko, ma comunque la pressione si sente su questa corsia centrale. Altre placcature, altri guadagni per gli atleta, sono già 1500 i gol di distacco dalla squadra avversaria in una situazione di 4-3. Con una pressione che sta continuando ad essere incessante su ogni corsia, perché in questo momento i Machko vengono strozzati sul macroscopico. Sei forzato a utilizzare le rotazioni di Click per coprire Kerberos che stava coprendo l'assenza di Ho-Oh. Questo perché Ho-Oh nel frattempo era dovuto andare ad attutire, a cercare di attutire la corsia superiore, dove Gabbo stava per premere con la testata del messaggero sulla torre interna. Ed è un messaggero comunque che è arrivato in un minutaggio molto primordiale, è un messaggero che ti ha dato quel primo mattone. Mighty Dragon, una volta che ha dato il via al motore a scoppio, che sono le sue corsie, le sta solo vedendo crescere all'impazzata come risorse. Questo è un avvio ben diverso, di nuovo da sottolineare, gli atleta un capovolgimento totale del loro early game, dal game 1, dal game 2 al game 3, stiamo guardando una partita che a questo minutaggio, allo scorso giro, era, non dico già spacciata, ma sicuramente su una traiettoria ben più ridente per i Machko. A questo giro si stanno aggrappando veramente con tutte le forze a quella corsia inferiore, al vantaggio che Raresh sta cercando di guadagnare e ha guadagnato in realtà con un già primo oggetto completato, ma ci servirà di più. Il problema è che Raresh ha raccolto 3 assist. Dall'altro lato, nel Bailam che abbiamo visto, Jinx ha preso una kill, quindi a livello anche di impatto frontale negli scambi ha preso più Jinx, e Jinx adesso si è presa altre 2 placcature. Si andrà a combattere, spero di no, e infatti disinnescano. Buone le intenzioni da parte di Cospect, che legge bene quanto gli avversari potessero rispondere, perché comunque stavano spostando 4 membri del loro team su quel quadrante di mappa. Sì, la pressione alla quale i Machko possono rispondere su questa zona inferiore è comunque molto alta. Sof e Ho-Oh nelle vicinanze non ci metterebbero molto a raggiungere uno scontro, soprattutto grazie alla velocità di movimento offerta da Ho-Oh con i suoi scudi.
Arriviamo al 14esimo, la corazza delle torri cade, i teletrasporti si svincolano e questo vuol dire un gioco di mappa un pochino più globale d'ora in poi. Maxonix potrebbe soffrire su questa corsia centrale, soff il mirino puntato, onda sonica va a segno, cerca il follow up, flash forzato di Xonix, arriva però il trade back, una suprema in larga parte assorbita dallo scudo di Karma. Gabbo va per l'1v1 e Kerberos non ha quella specialità per scopare stavolta. Gabbo con un ultimo morso si porta a casa la sua quarta kill. La ferita dei codardi sulle spalle del suo avversario connette l'ultimo morso, l'ultimo annientatore divino, ed è un'altra kill per Gabbo. Vanno adesso sul drago, c'è il TP. C'è il TP. Gabbo vuole puntare veramente inizio a questo scontro, ma riuscirà a farlo in tempo perché Cospec sta soffrendo. Non arriva di nuovo il colpo di grazia. Rares libero di fare DPS, ma Gabbo potrebbe lanciarsi dritto su quella Zeri. Lo scatto difensivo arriva anche per Sof a proteggerlo. Click sembra essere il sacrificio per gli atleta. Xonix lo raccoglierà. Il match così a meno drago per la vita del proprio supporto, ma oh, con l'ultimo colpo di grazia forse Rares dalla distanza continua il DPS, ma non c'è potenziale di inseguimento a questo giro. Mancano gli estremi, anche perché comunque è vero che Zeri corre tanto, ma Zeri vuole correre con la sua suprema attiva e continua a resettarla per le stack extra, e in questo caso la finestra si era già chiusa. Xonix a raccogliere la kill nella profondità della giungla dei Machko, e anche questo è importante perché serviva anche iniziare a ripristinare lo status della mappa, serviva iniziare a spargere kill su persone che non fossero Gabbo. Avevi bisogno di mettere in vantaggio tutta la mappa perché hai ceduto il drago nel frattempo, quindi se tu hai una corsia superiore che sta già vincendo, cedi il drago e tutto quello che fai è nell'azione dare altre kill alla tua corsia superiore, potrai anche dire roba del tipo ok, posso giocarmela quindi attorno allo snowball di Trundle, ma fino a un certo punto. Snowball che comunque, voglio dire, l'alba di Silvermer è arrivata, siamo al 15° minuto, quello è un Trundle a 2 oggetti, non ha scarpe neanche la parvenza, ma a un certo punto dovrà anche iniziare a prendere quelle. Già adesso la sua W gli fornisce una buona velocità di movimento aggiuntiva, ma se lo paragoni appunto sugli oggetti grezzi, lui ne ha 2 interi, Kerberos ha soltanto componenti dalla sua. Questo Nasus sta visibilmente arrancando nel game 3 della serie, si cerca di prendere un po' sul farm. 252 è un'ottima proporzione su cui riprendersi, comunque per essere un Nasus che ha sofferto così tanto l'early game, la sua traiettoria si mostra un pochino più sul riascendente. Sì, sì, sta riuscendo ad attutire molto bene quello che arriva, anche perché stavolta non è dovuto neanche andare a optare per armatura, perché sa che comunque non è una statistica che va a rendere quel matchup in corsia gestibile, o almeno più gestibile di quanto sia ora. Di conseguenza si accontentano del lasciare Nasus a farmare la giungla, a farmare le side lane quando presenti. Ora Gabbo vorrebbe Rares, non è facile chiudere Zeri, però molto mobile il campione. E soprattutto Rares sa che Gabbo è in quel cespuglio, perché Gabbo lo ha aspettato per buona parte fuori dal cespuglio per qualche pixel, quindi era già stato pingata la presenza del top lane degli atleta. Tremendo. E forse Sof stava anche cercando un bait per rispondere su un Trundle che, diciamo, è molto succoso, con 400 gol d'Italia sulla sua testa. Se dovesse riuscire a infilare quei gol bonus nelle tasche di Rares, i Machko sarebbero a cavallo, contentissimi. Gabbo infatti molto prudente su come si muove attorno a questa data. Rares lo va a cercare, schianto del fulmine trovato, calciato verso il muro, arriva il DPS folle, sta arrivando anche click a rafforzare l'aggressione, ma vi prego lasciate questa kill a un carry. La raccoglie Sof, comunque meglio che click, ma comunque non Rares ancora. Rares con quella kill sarebbe andato veramente tanto in là, considera che ha già una spada e che vorrebbe iniziare a muoversi verso la sua idra, immagino. Per quanto questo potrebbe anche essere un game da Lama del Re in rovina per lui. Ai gamballi del Berserker, e Lama del Re in rovina lavora molto bene contro Trundle e Poppy. Ne approfittano gli atleta, però sulla corsia centrale vanno a vendicare la kill sul proprio top laner, prendendosi una torre esterna, mantenendosi comunque anche abbastanza in up tempo per quanto riguarda il gold di mappa. Kerberos in side lane, tranquillo, non preoccupato da nessuno, finalmente riesce a giocarsi la sua finestra. E guarda lì quelle stack adesso, 336, sta reimpennando molto in fretta. Decisamente, si sta riprendendo la grande, adesso ha anche lui quella virtù della triade, quindi si iniziano a sentire più pesanti anche i proc di quella lama incantata, addirittura minaccia sulla torre. Deve comunque rispettare la presenza di Gabbo, si dovrà allontanare da quest'area, non vuole certo rischiare di finire un'altra volta tra le sue fauci, ma questo game si sta sicuramente rialzando. Siamo sempre sulle 2500 unità circa a favore degli atleta, ma come quei gold sono collocati è un'altra questione. Gabbo si porta sulle spalle un'enorme fetta del gold della squadra, l'abbiamo visto nella grafica in precedente, era seguito a ruota da Rares, e per quel Trundle, oso dire, diventerà più complesso nel resto della partita mettere in mostra il suo valore, mentre per Zeri non farà altro che diventare più semplice. Sai, inoltre dobbiamo anche contestualizzare non solo su chi è quel vantaggio, ma come viene investito quel vantaggio, perché poi puoi avere il gold ma gli investimenti possono avere significati diversi. Le build degli atleta sono delle build
build abbastanza conservative tra il Liandry e la Tempesta, cosa che è obbligata dalla draft avversaria, perché basta che connetta un Ancora o un calcio di Risin e rischi di finire in una posizione pessima, di conseguenza sei costretto ad andare per velocità d'abilità su Syndra, perché vuoi la possibilità di peel back grazie al disperdi il debole il quanto più spesso possibile e vuoi che Jinx possa liberarsi da eventuali skill shot grazie a quella Tempesta. Questo sposta comunque la finestra veramente utile dove gli atleta possono puntare alla vittoria del game, grosso modo al terzo oggetto. Siamo in una posizione adesso però un po' delicata. Ottimo stordimento qua trovato su Raresh, ma ci sono gli scudi. Cospect nella ricerca dell'uncino, ma la scarica di scintille porterà Raresh verso la salvezza. Kerberos nel frattempo si farma una torre in solitaria e questo direi è il modo migliore per i Magic di gestire questo momento così delicato. Il drago è presente, è vero, potrebbe essere un soul point dell'oceano raccolto di Magico, golosissimo, ma non vuoi rischiare di andare in un fight adesso prima di avere le giuste risorse su quel grande carry che è Zeri e rischiare di cedere troppo ai tuoi avversari. Kerberos però adesso vede Xonix, si affama fuori delle sabbie, costringe Xonix a un flash difensivo, questo Nasus abbaia e morde. Però il problema adesso è attorno al drago, perché gli atleta vanno a ricacciare con prepotenza i Machkon nella loro metà campo e forzano anche i flash. Ottimo inseguimento. Abbaia morde, ma deve investire per abbaiare e per mordere, quindi abbiamo una spettralità che scompare, Kerberos, che diventa quindi un campione che va a soffrire di più la presenza di Trundle eventualmente inside. Problema grande diventa la collocazione di Trundle, quindi sul macro. Trundle che potrebbe avere come collocazione la propria fontana a breve. Sì, arriva il rallentamento di Raresh che parte di nuovo all'inseguimento. Clicca nelle vicinanze, quella carica e le profondità disponibili aspetta soltanto la visione, eccolo che arriva. Trundle viene lanciato in aria, Supreme per rubare un po' di statistiche difensive, fascia l'argento vivo per cercare di distaccarsi dal proprio avversario. Xonix entra in scena, sfera oscura, Raresh che continua con il suo DPS incessante, guarda quei fulmini come rimbalzano, il danno aggiuntivo ed arriva anche Sof, l'onda sonica è più importante della partita, trova il bersaglio, una serie interrotta finalmente per Raresh. Riesce a raccogliere, questo è importantissimo, di nuovo un errore arrivato su una mancata spesa, Xonix aveva l'oro per ulteriore penetrazione. Sof cerca di tagliare la strada all'uncino, però va largo e la risposta è invece impeccabile da parte di Machko. Ottimo verdetto il custode, caccia via gli avversari, ma il rallentamento di Ho-Oh potrebbe permettere comunque l'inseguimento. Ecco che arriva l'avvizzimento di Mighty Dragon, il lume sulla lanterna, non si scappa. Kerberos raccoglie la stack. E stanno rientrando in partita, un passo alla volta ma in maniera prepotente. Cospect prova l'uncino. Ma quello non è il bersaglio più succoso. Cospect adesso rallentato, ancora Raresh all'inseguimento. Questa Zeri con un DPS tremendo costringe l'atleta ad allontanarsi. Quella è una Zeri che ha un bel portafoglio zeppo di monete. Il suo prossimo recall sarà un importante spike per la squadra Machko, da che erano in svantaggio adesso sono a una brancata di gold dagli atleta. Neanche 1000 le unità che li separano. Questo ci porta a dover affrontare un altro discorso, perché se nella partita precedente Zeri non è stato il principale dei problemi, questo non si traduce sillogisticamente nell'idea che Zeri non sia un problema. E in questa partita Zeri sta diventando un problema. Sta diventando un problema anche maggiore, perché quello è un inventario con uno scettro vampirico e sarà, come ti avevo anticipato, la Zeri da Lama del Re in Rovina, che fino ad ora è rimasta gestibile comunque per delle resistenze già ben accumulate in mano agli atleta. Gabbo, ad esempio, che è riuscito a prendere tutto quel tempo rubando anche solo le statistiche difensive di Click. Quando Zeri chiuderà la Lama del Re in Rovina non sarà così facile scollarsela di dosso, non che adesso lo sia. E non si parla nemmeno, secondo me, dello scollarsela di dosso, perché la cosa più difficile, alla fine, guardando questi atleta, è raggiungerla. Se non arriva un flank, se non arriva un modo per saltare direttamente sul gruppone a Zeri, come puoi sperare di raggiungerla? Con le sue stack di movement speed, con la lama di rovina che continua a velocizzarla, con Cospect che subisce adesso l'aggressione, riuscendosi a portare verso la salvezza grazie a un'ottima spazzata. Ma Gabbo qua cerca di avvantaggiarsi dove ha trovato il vantaggio in precedenza. Kerberos però inizia a boncare adesso. Con quella virtù della tria delle sue stack, le risposte iniziano ad essere più nette. Gabbo, i rallentamenti, però non trovano i controlli forti. Parlando di controlli forti, lode honoris a Xonix con lo stordimento che ha trovato in giungla, perché avere peel back stordendo contemporaneamente le due zone di ingaggio frontale dei Machko è stato ottimo. Una cosa che vorrei sottolineare sulla corsia inferiore è che Gabbo comunque non ha intenzioni dirette, perché non ha speso il sottometti durante quel trade. Sta cercando di installare Nasus su quel lato di mappa, ma che cos'altro sta aspettando a livello di build, mi chiedo? Chissà quanto altro potrà avanzare queste pretese. Parlavi dello stordimento e quello stordimento guadagna un'importanza enorme, soprattutto quando si parla di volontà di raggiungere l'Aresh, mentre qua le squadre si guardano un po' male. Sembra che sia per scoppiare un fight da un istante all'altro, ma c'è ancora un minuto per quel drago, ma il barone
è molto più alla portata delle squadre. Oh, Sof si porta fuori pericolo di Mighty Dragon, che investe il flash. Ha visto l'opportunità, si è tuffato, ma non ha trovato il bersaglio. Questo resta un cooldown importante speso da Mighty Dragon. Certo, mancano ancora diversi flash per i Machoke, che torneranno tra un po', una manciata, forse di minuti addirittura. Meno di un minuto per quel drago dell'oceano, potrebbe essere il secondo degli atleta, ma la minaccia del soul point per i Machoke è sempre dietro l'angolo. Di nuovo questa Zeri, raggiungerla è il problema numero uno, ucciderla è il problema numero due, non essere ucciso da lei è il problema numero tre, ed è folle che sia così in basso sulla lista delle priorità. Già, perché oltre ad associare degli ottimi danni percentuali al suo kit, una delle poche cose che mancava a Zeri a livello concettuale come campione erano quelli, va ad aggiungere quei rallentamenti. Adesso però la presenza ferrea scadrà. Attenzione al fight. Un ottimo pick su Click. E quello è un soft lanciato via, ma Raresh è ancora nel fight. Click è morto, ma quanto può fare ancora carry per questi frontline? Guarda Raresh, che danni sta cercando di mettere giù, ma Enza ha trovato il reset. Potrebbe cercare l'aggressione. Raresh però è pieno in vita e con gli scudi non riesce a mantenere le stack attive. Gli atleta fuggono dopo questa azione, rubano due kill e se ne vanno. Importantissimo. Che rischio corso, ma che bella azione da parte degli atleta. Ancora una partita da parte loro che si concretizza su questi teamfight. Adesso in 3 contro 5, i Machoke devono stare molto attenti a come si muovono. Kerberos ha il teletrasporto disponibile e poco più di 10 secondi sul suo test timer. Atleta che puntano questo drago, Raresh vorrebbe tanto avere la sua suprema per teamfightare, ma anche senza la OE si va un po' a sprecare con la idra titanica dalla sua. Raresh molto attento a come ti muovi. Lo scudo arriva, ma ecco lo stordimento che cercavano. Raresh costretto a flashare via, ripristinare il range advantage. Sof adesso è nella tana, sta arrivando il TP, chiudono con Nasus da sotto, Nautilus da sopra, Sof si tuffa in mezzo, flash fuori per baitare, l'ancora arriva su Gabbo e il focus è di nuovo su Raresh. Dov'è Raresh? Riuscirà a mettere danni Raresh? La risposta è no, gli atleta scappano, l'ancora va liscia, gli atleta si salvano dall'azione ma devono abbandonare l'area del fight, devono abbandonare il drago, i Machoke conquisteranno l'obiettivo nonostante abbiano perso il fight. Che partita clutchatissima finora da parte di queste due squadre. Atleta che riescono a fuggire agli avversari posto teletrasporti, teletrasporti che però non smettono di avere una funzione solo perché non hanno trovato le uccisioni. Rivediamo com'è andata. Pick fuori posizione su Click che prova l'ingaggio ma viene immediatamente paralizzato dalla presenza ferrea. A livello di riflessi Mighty Dragon è eccellente perché si stava giocando praticamente melee contro il Nautilus nemico, ma isolato Kerberos è un Nasus che è vero in 1v1 può cominciare a boncare con la sua build, ma è anche vero che non può stare, dato lo stato di partita, in mezzo al fuoco concentrato degli avversari. Raresh, scusami se ti interrompo, ma qui effettivamente stavo notando che aveva ancora la suprema disponibile per cercare l'inseguimento, ma non avevano modo di cercare visione oltre quel cespuglio. Già, era ancora attiva per qualche istante, ma purtroppo non sono riuscito a fare follow up. E effettivamente mi chiedevo come mai Raresh ancora non stesse facendo così tanti danni, perché comunque gli oggetti per fare quei danni ce li ha. Con la suprema attiva dovrebbe essere un terrore della OE, è vero, non ha quel Runan nell'inventario e non sembra che voglia neanche prenderlo, e ancora non aveva completato la lama di rovina. Ma mi sono accorto riguardando questo replay che gli atleti hanno giocato sul filo del range di quella Zeri per così tanto tempo. Nella prima parte del fight, quella con la suprema attivata da parte di Raresh, così tanti auto-attack sono effettivamente andati a vuoto da parte di Raresh. E questo vuol dire rimuovere quei fulmini di rimbalzo, rimuovere quei proc di idra titanica. Così tanto DPS è andato perduto. Poi hanno provato di nuovo a giocare di peelback e ci sono anche riusciti abbastanza bene, considerando che stava cercando Sof il gesto meccanico tramite Lee Sin con lo stordimento su più bersagli, ma la furia del dragone non fa quasi altro che salvare il team nemico. Questo porta adesso i Machoke intanto a soul point, cioè la cosa più importante da sottolineare da quello che ne è uscito è il soul point, perché le azioni mancate, le kill mancate. Kerberos non sembra che sarà mancata però questa kill. 1v2 questa volta, non sei quel titano del game precedente. Questa è una kill facilmente conquistata da Xonix e Gabbo, i solo laner degli atleta che adesso schiacciano la loro pressione sulla corsia inferiore. Arrivano Rare, Sof e Ho a cercare di tagliare la loro strada. Questa potrebbe essere un'ottima chiusura. Arrivano alle loro spalle e atleta sono dal lato sbagliato della mappa con una torre a proteggerli, ma non è la loro, è quell'avversaria, quindi non si parla di protezione, si parla di danno. Xonix è il prescelto sacrificio, immobilizzato sulla torre in stasi. Ho si assicurerà che quella kill venga raccolta dalla propria squadra, o almeno così si spera. Xonix non ha veramente una via di fuga, deve prendere tempo, provarci, deve prendere tempo. Barone, entrandole lì a creare copertura, non li fa avanzare. Questo sarà un duello vinto con un bel po' di tempo alla mano da parte di Ho-Ho, ma Gabbo rimuove il bulbo esplosivo, adesso è lì davanti a tutti, c'è il teletrasporto, il barone è già andato giù, bel verdetto del custode. Lanciato via il jungler, e questo vorrà dire Baron conquistato atleta, ma cosa possono conquistare i Machoke sulla ritirata di questo fight? Raresh parte con la suprema attiva, Cospect è il primo a cadere sotto i suoi colpi, barone che
potenzi recall e se ne vanno sia Jinx che Trundle. Ci prova anche Poppy nel cespuglio. Nareshio spara un colpo, lo interrompe. Mighty Dragon quindi rimane da solo. L'inseguimento potrà dare il favore ai Machko con anche la chiusura di Ho-Ho dal lato inferiore. Mighty Dragon infine condannato a morte. Basta soltanto decidere a chi, quando e dove. Ma due quinti della squadra si salvano con quel barone. E per quanto la collocazione sia comunque discreta, considerando la sopravvivenza di Gabbo, hai la possibilità di giocare inside lane, hai la possibilità di giocare 4-1, che è una cosa che gli atleta stanno facendo da buona parte di questo game, e almeno piangono da un solo occhio nel vedere tre membri del proprio team andarsene. Il problema grande di questo game adesso sta diventando Rarash, che chiude anche l'uragano di Runan. Una build molto mista la sua, perché sì, c'è l'uragano di Runan quando già c'era lo scettro vampirico e immaginavamo quel piccolo pugnale, quella daga, arrivare ad essere lama del re in rovina, ma così non è stato. Scettro vampirico che rimane lì di fianco, tra l'altro, ad un mantello antimagia, quindi l'idea è una Zeri on it con un uragano di Runan e vai a mettere giù lama del re in rovina e speranza perduta per massimizzare il danno durante teamfight. È possibile, un po' una build lì che è in questo caso, non ci sono finalizzamenti particolari, ma con quei tre oggetti già completati adesso Rarash è veramente il terrore dei teamfights. Riesce a staccare la propria suprema, staccare il tempo letale. Non c'è poco che gli atleta, non c'è molto che gli atleta possono fare per interromperlo. Gabbo adesso però preso di mira da Kerberos, un assaggio della sua stessa medicina, una stasi che lo bloccherà qua. Il teletrasporto di Syndra la sta portando sulla botlane nel frattempo, okay. E Kerberos deve soltanto andare a finalizzare questa stack. Sembra che Xonic stia puntando quindi a quella torre in botlane, potrebbe essere un po' di gold. I Machko non sono in posizione per difenderla. Arriva però un pick su Click, Click subisce quel luncino, arriva anche Mighty Dragon a cercare di chiudere. Rarash si sta però avvicinando, zonato un po' da Enz. Enz può fare il viso cattivo contro Rarash, ma Rarash si avvicina, parte con la suprema. Enz è sicuramente il suo target, Sof però bloccato da Mighty Dragon, non può fare follow up, la prima kill è arrivato, ma quello è un TP alle spalle dei carry degli atleta. Ed ecco che arriva Kerberos, ma non ce n'è neanche bisogno. I Machko ripuliscono due uccisioni. Xonic sta continuando però a pushare verso la torre avversaria, verso la base avversaria. Mighty Dragon non può scappare da questa Zeri, guarda quanto dannatamente è veloce. Syndra continua a pushare, non si arresta, potrebbe scoperchiare quell'inibitore, ma questo vuol dire senz'altro cedere un'anima. Prendi quello che puoi in cambio e vattene. Questa è la giocata. Poteva prendere forse l'inibitore, ma purtroppo era già tornato in fase. Okay. Kerberos che non riesce a connettere con i danni, interrompendo il richiamo. Baron power play non delle migliori, come segna il tabellone. Vediamo addirittura negativo attualmente. Negativo considerando le 1500 unità iniziali, quindi una scivolata di mappa e i Machko riescono a mettere a terra gli avversari grazie a quella Zeri. E soprattutto considerato anche, sì, negativo a livello volontario, ma gli avversari sono presi anche un'anima nel frattempo. Sì. Un'anima dell'oceano che non è indifferente, solitamente prendere il Baron lo vuoi usare anche per la pressione delle corsie, per fare rotazioni più comode verso quegli obiettivi, ma questo è una posizione adesso molto più comoda per i Machko, che nonostante tutto si trovano ancora in svantaggio monetario, 1500 gold che vogliono dire veramente poco a questo punto, ma se consideriamo il vero valore dei campioni, di quello che scende in campo, quello Rarash con 4 oggetti, adesso Fauci di Malmortius, non speranza perduta, ancora quel sostegno aggiuntivo dello scettro vampirico, abbiamo un Asus che sta continuando a scalare, guardalo, 777, siamo ripresi alla grande, sul arcobaleno delle stack. Oh oh, ha un sigillo oscuro con 10 stack dalla sua, i Machko sono più forti di quanto siano ricchi. In questo caso, se andiamo a considerare anche solo le statistiche extra date da quel drago della montagna, quasi andiamo a compensare la differenza monetaria tra le due squadre, perché sono tutti inventari che vantano delle resistenze in un modo o nell'altro. Questo è molto vero. Tutti che vogliono resistere a Xonix e alla sua possibilità di burst, non c'è penetrazione percentuale, non c'è un bastone del vuoto. La penetrazione flat serve davvero a poco contro Mangia Magia, Banshee, Malmortius. Quello che ha meno resistenza magica è Nasus in quel team. Il che è abbastanza assurdo. E immagino che anche quello verrà compensato, non dico abbastanza presto, perché comunque Kerberos sembra di sì, volesse muovere su una tema. Mighty Dragon però colto un po' sul fianco, Click non trova l'ancora, questo lascerà Poppy scappare verso la ritirata con i suoi alleati, ma Kerberos è su quella botlane da solo e questo farà male alla torre. Colpi che iniziano a sentirsi e sentirsi forte, e ovunque Kerberos vada all'assistenza della sua squadra, la torre sta crollando e guardalo, c'è già Rarash sul flank on Sof. Enz prende la lanterna, ma non ce n'è alcuna per Mighty Dragon. Sciopero dei mezzi quest'oggi e quella Poppy potrebbe salutarci. L'AOE dove arriva? Non arriva fino in fondo. È viva, ma Rarash flash in avanti, continua a sparare, continua a concatenare quei danni. Enz e Xonix adesso sulla fronte, l'ancora trova
quella Syndra, e quella Syndra va giù, resce inarrestabile, ed è veramente inarrestabile. Guarda come corre, una doppia, una tripla per questa Zeri, quasi una carneficina. Mighty Dragon dalla sua fontana guarda gli alleati, ma oltre al danno la beffa. Oh, che si teletrasporta indietro per salvare i minion, e i Magico corrono verso il match point. Si va a premere, questo per i Magico sarà il 2-1, tagliano la linea del traguardo, iniziata in maniera meno dominante, ma finita esattamente come abbiamo visto prima. Per favore, per l'amor di Dio, bannate Zeri! Fino all'ultimo teamfight della partita i Magico erano in svantaggio numerico, e di nuovo lo sottolineiamo, svantaggio numerico non vuol dire che sono più deboli dei loro avversari, ma comunque vuol dire qualcosa sul tabellone, vuol dire che se i Magico non hanno quel vantaggio, ce l'hanno gli Atleta, e gli Atleta si amplificano in certo modo nel loro potenziale. Ma Atleta, quel fight è stato devastante. Si sono trovati, te l'ho detto, secondo me, a non leggere bene le proprie possibilità di Snowball. Un Trundle che ha tutto dell'early game che stanno gestendo, che decide di investirlo nell'alba di Silvermere, molto divertente nell'inseguimento, poco efficace contro quello che stavano vantando subito dopo i Magico. E poi non è neanche lì il problema, perché non è una questione di misbuild, è una questione di intanto Zeri red side, quella cosa non la si può vedere personalmente, grande peccato capitale di draft nella patch attuale, purtroppo. Questa cosa si traduce anche poi in come sei stato costretto a giocarci attorno. Nonostante ci fossero dei tentativi su quella corsia inferiore, non sono dei tentativi che sono andati bene, perché sono arrivati dopo le azioni già riuscite da parte di Sof. Perché, allora, un breve excursus, perché purtroppo è stata di nuovo una di quelle partite dove c'era così tanta azione che non abbiamo avuto degli ampi momenti per commentarne il macro. E la cosa che voglio sottolineare, nella speranza che poi diventi anche un topic di conversazione all'analyst desk, vuole essere quella: l'interpretazione dei putting di giungla nella partita precedente e in questa partita, dove Sof ha letto perfettamente quello che doveva fare, e anche dall'altro lato Mighty Dragon aveva impostato un piano, ma quel piano gli si è ritorto contro. Guardando lo scorso game, guardando questo, sembra che chiaramente ci siano due falle sulla mappa, ma gli Atleta abbiano soltanto un tappo, e prima l'hanno messo in bot lane e la falla si è aperta sulla top lane, adesso l'ha messo in top lane e la falla è spalancata invece su quella corsia inferiore, non subito ma alla fine sì. Questo ci porta quindi alla conclusione di questa terza partita della serie. Ovviamente linea l'analyst desk per sviscerare un po' di più cosa è successo in questo game 3. E bentornati in questo terzo post partita, ho avuto un momento di conteggio sbagliato. Bentornati all'analyst desk, e voglio ricollegarmi subito a quello che hanno detto i caster all'argomento che ci hanno lanciato in chiusura, ovvero come è cambiata, come è cambiato il movimento dei jungler rispetto alla partita scorsa, in cui abbiamo visto un Mighty Dragon probabilmente anche facilitato un po' di più dalla composizione precedente, più propositivo, più positivo, mentre in questa partita non ha potuto effettivamente fare nulla, almeno negli ultimi momenti di questa partita. Sì, perché Vai. Sono due movimenti di giungla che cambiano in dipendenza della top. Esatto. È assolutamente la top a dettare leggi in questo senso. La top, quando annida in sé un importante sbilanciamento per la possibilità di vincere la side, è lì che il jungler deve agire. Puoi pensare di mettere una toppa su una lane perdente, ma quasi mai redditizio. Allo stesso tempo, l'altro jungler, se sa di avere dei due, il top laner che nel gioco 4+1 domina, allora lo vado ad aiutare e vado ad assicurarsi che ciò accada. Esattamente quello che è successo in questo caso. Qui Gabbo è stato proiettato in avanti in un matchup già favorevole, era giustissimo farlo. Sarebbe stato folle da parte di Sof pensare da solo di poter risollevare le sorti della corsia di Kerb, e quindi si è dedicato a mantenere integro il quadrante bot side, mid più bot. Quindi è esattamente questo il senso. Laddove hai un side laning vincente che può veramente rappresentare un punto d'appoggio per la vittoria finale, è giusto investire. Qui era assolutamente folle, perché il pick di Trundle è stato geniale. Pensare che Nasus potesse avere una fase di corsia è esattamente quello che dicevamo prima io e Juan. Non è nessun appoggio valido quella Poppy per l'antagonismo contro Nasus. Trundle invece sì, perché in tutte le fasi del game è sia il bullo che l'hyperscaler per certi versi, perché non scalerà bene quanto Nasus, ma applicandogli addosso un soggiogare rende Nasus praticamente vano. E Poppy, io vorrei tornare su Poppy, perché mi prendo e rubo le parole del buon Chronicler, uno degli analisti di LCK, quando parla dei GNG.
la Poppy, la Jinx, le scelte che fanno questi atleta. Renekton, Azir. Perché continuano a fare queste scelte di atleta? E sono scelte che non stanno fruttando, però come quei GNG, questi atleta stanno diventando bravi a giocare queste cose, ma non riescono a portare a casa il risultato alla fine. Questo fa veramente male. Questa Poppy in questa partita, al contrario di GNG, che keep getting away with it. Questa reference per poi. Comunque, ci sono arrivati. Questa Poppy ha fatto ancora meno appunto in questa partita, perché semplicemente ad un certo punto i Machko hanno deciso di non giocare attorno ai punti di vantaggio degli atleta, giustamente. E quando anche gli atleta sembravano trovare quel vantaggio, come nel fight che hanno quasi vinto appunto il 5 contro 3 al drago, che poi si è ritrasformato in un 5 contro 5, a quel punto semplicemente i Machko li hanno cacciati via dal pit del drago, non sono riusciti a punire, ma non dovevano neanche insistere a punire, dovevano prendere controllo della zona, sei in superiorità numerica, vai sull'obiettivo, non è un flip se sei due persone più degli avversari. Poi alla fine è ovvio che questo sia il grafico. È normale che Zeri abbia 37.000 danni a fine partita, se dall'altra parte c'è una Jinx che... Perché è stata Jinx il bino di questa partita? Partiamo alla draft, perché bisogna parlare anche di questo adesso. E voglio infatti ricollegarmi alle parole di Coach Cristo durante la mini intervista che abbiamo avuto all'inizio di questa partita, perché io ho proprio chiesto quali fossero le sue aspettative rispetto anche alle draft avversarie e al modo di draftare avversario. E lui è stato molto chiaro, ha detto... Ormai siamo arrivati a, in un periodo, quello dei playoff, in cui sì, si gioca meta, ma si gioca disegnandolo, ritagliandolo sulla propria squadra. Sì. Evidentemente il ban di Zeri non è stato voluto perché si preferiva prioritizzare su altro e forse non era abbastanza preoccupante per gli atleta, questo non lo sappiamo, possiamo chiederlo poi effettivamente in intervista se li avremo, se avremo il coach disponibile. Ed effettivamente è vero, si sta un po' ritagliando su quelle che sono le dinamiche dei due team. È vero, ed è probabilmente ciò che ha portato quasi il voler prendersi il rischio di lasciare open quella Zeri virtualmente a Enz. Enz l'ha giocata, se non ricordavamo male, qui trascino nel baratro con me, perché insieme abbiamo preso i nostri taccuini e guardato quante fossero le partecipazioni su questo campione, e ne abbiamo trovata una soltanto, se ricordiamo bene. Quindi probabilmente è partito anche quel mind game, nel voler vedere se effettivamente il B1 per gli atleta sarebbe stato quella Zeri. Beh, non lo è stato, e col seno di poi gli Ate probabilmente preferirebbero averla presa in B1, perché quel campione, come sottolineava, implicava il mio collega qui a fianco, arriva a metterlo quel DPS. Sì. Ha un agio incredibile nel prendere quel DPS, è un campione che spike due oggetti, con due oggetti da Bruiser, con un'enorme area d'effetto. E soprattutto ci sono le risposte a Zeri, l'abbiamo visto in LCK ad esempio, abbiamo visto, ok, erano i due botlaner della Monchia, non erano due a caso, però prendere Caitlyn e non ricordo se Lux o Karma, ma comunque mandare Afk, quella Zeri, ci sono pick del genere, Tristana, si parla di una possibile Tristana, non sembra essere Jinx, anzi molto spesso abbiamo visto questo matchup e mi sembra di ricordare mai è andata a vantaggio purtroppo della tiratrice Zaunita, quindi vediamo, perché serve questo cambio, anche perché non è puoi più fare altrimenti, sei sotto 2-1, se perdi un altro game va a casa e quella Zeri deve iniziare a entrare nei tuoi discorsi in draft. Esattamente, è il momento veramente di concretizzare tutti gli errori che hai imparato in questa serie, mettere in atto quello che hai imparato e cercare di portare questa serie al quinto game e recuperare il recuperabile. Ma adesso è il momento di una pausa e poi torniamo di nuovo in partita per il quarto game.